Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti terminati del periodo. Era da un po' che non facevo un video beauty e quindi eccomi di nuovo qua. Allora, cerco di andare abbastanza veloce. Intanto ho finito alcuni gel doccia. Ho finito questo qua di Balea Natural Beauty. Questo è un gel doccia con olio di cocco bio ed estratto di peonie. È vegano. Poi ha un sacco di cose scritte in tedesco che io non so. Comunque, ha ingredienti abbastanza naturali, non ha microplastiche, è buonissimo. Mi è piaciuto molto soprattutto la profumazione perché mi ricorda tantissimo il Monoi, proprio sa di Monoi, e infatti ne ho un'altra confezione da iniziare. Veramente molto buono, ve lo consiglio. Mia madre aveva preso anche quello alla mandorla, sempre della stessa linea, però quello non mi ha fatto impazzire per quanto riguarda la profumazione. Questa è proprio una profumazione super estiva, buonissima. Poi ho trovato, ve l'avevo già un po' annunciato nell'altro video, che avevo trovato dei reperti archeologici sfasciati. Un po' di scatoloni che io ho qui dai miei e ho trovato dei gel doccia insomma preistorici e li sto utilizzando. Allora, ho trovato due gel doccia della Yves Rocher in un'edizione che ormai non c'è più, era un'edizione vecchia limitata. Questo qua Pop Exotic che ha una profumazione fruttata che però non mi ha fatto impazzire più di tanto. Come gel doccia è buono, ne basta pochino, però profumazione un po' così. E poi questo qua Arancia e Cacao che ha una profumazione buonissima, ovviamente invernale, però veramente molto molto buona. Questo l'ho centellinato perché la profumazione è veramente buonissima. E altro reperto archeologico che avevo trovato è questo qua di Nonique, non so neanche se lo fanno più, non mi è piaciuto, non mi è piaciuta la consistenza, non mi è piaciuta la profumazione, non mi è piaciuto il prodotto, quindi quello assolutamente bocciato. Per quanto riguarda invece il viso, ho terminato questo qua che è un gel viso esfoliante quotidiano dell'Himalaya. Questo mi sembra me l'aveva regalato Giulia del canale Kina Yoshimoto, mi è piaciuto tantissimo. Intanto la profumazione, che secondo me è veramente molto buona, e poi anche il prodotto. È un gel che lava molto bene la pelle, fa un buono scrub, ma comunque delicato. Secondo me è adatto a pelli normali, miste, grasse. Comunque è un prodotto delicato che lava bene il viso, fa il suo dovere, veramente molto buono. Sempre per il viso ho terminato anche questo qua di Neve Cosmetics Beauty Farm. Questo è un 2 in 1, è un latte detergente e maschera viso. Allora, come maschera no, perché io non ho una pelle secca, quindi per me è troppo, però appunto dipende dal mio tipo di pelle. Come invece latte detergente, devo dire che non mi ha fatto impazzire. Strucca abbastanza bene, ma non benissimo. E io utilizzo i latti detergenti a volte anche proprio per lavare il viso al posto del sapone, e questo devo dire che non mi dava la sensazione di avere la pelle pulita, quindi anche questo per me è no. Poi, sempre per il viso, ho terminato questo contorno occhi al verde della linea Hydro. Ce l'ho da anni, non finiva mai. Allora, è un contorno occhi inutile, nel senso che non idrata, non fa assolutamente nulla. Però in estate mi piace solo perché è rinfrescante, e quindi mi va a sgonfiare soprattutto al mattino un po' il contorno occhi. Però questo è dovuto alla pallina che ha in metallo. Basta, cioè poi come contorno occhi non fa nulla, è solo piacevole in estate perché è fresco. Poi ho terminato questa maschera viso della linea Miracle Garden Bio di Natura House. Questa linea mi è piaciuta moltissimo. Questa maschera viso ha una buona profumazione. Tra tutti i prodotti di questa linea, forse questa è quella che mi è piaciuta un pochino meno perché non ho visto dei grandi risultati. Quindi questo è un prodotto per me che rimane nì, ma tutti gli altri prodotti di questa linea per me sono ottimi. Poi ho terminato questo stick labbra di Vivo di Natura Bio, soffice a braccio. Questo era in un set preso alla Lidl. E questo stick labbra mi è piaciuto molto per la profumazione delicatissima e poi anche perché l'ho trovato bello idratante, non tanto nutriente, ma idratante sì, e l'ho utilizzato con molto piacere, veramente molto buono. E poi è un prodotto credo biologico.
Sei certificato BIOS. Terminato anche questo 2 in 1 detergente viso e struccante occhi di Balea che avevo trovato in un calendario dell'avvento. Mi è piaciuto, strucca abbastanza bene anche gli occhi e lava anche bene il viso, quindi anche questo un buon prodotto, non so però se c'è in edizione permanente. Passando invece ai capelli, ho terminato questa maschera di Natura Equa per capelli appunto ristrutturante con alga bruna, questo qua, una maschera che ha una profumazione per quanto mi riguarda che non è per niente buona, ma a livello di maschera mi è piaciuta molto perché andava intanto a districare immediatamente i capelli e poi li rendeva molto morbidi senza appesantirli e quindi mi è piaciuta, ma la profumazione non mi ha fatto impazzire. Sempre per quanto riguarda i capelli, ho terminato questo shampoo Miglio Avena di pH Bio, mi è piaciuto molto, è per lavaggi frequenti. Se avete dei capelli secchi non ve lo consiglio perché secondo me leggermente tende a seccare, però devo dire che mi lasciava i capelli puliti per tanti giorni e io ho una cute normale ma tende un pochino a essere grassa a volte e con questo mi sono trovata bene perché i capelli rimanevano puliti a lungo, non me li andava a seccare eccessivamente, buonissima profumazione, una bella schiumetta promosso. Poi ho terminato questo multivitamin di Fitorelax ACE. Questo qua è un bagno multiuso vitaminico per mani, viso e corpo per pelli secche e stressate. L'ho utilizzato prevalentemente per le mani, ma mi è capitato anche di utilizzarlo per il viso. Devo dire che mi sono trovata molto bene, un bel boccione grande che non ha SLES, parabeni, oli minerali, PEG, coloranti artificiali. È testato al nickel, è vegano, credo. Comunque, non fa una grandissima schiuma, però dà la sensazione di avere appunto le mani pulite. Ha una profumazione di ACE proprio e mi è piaciuto, non è assolutamente male. Per quanto riguarda il corpo, ho terminato questo gel, questa schiuma per la rasatura che avevo da una vita. Io utilizzo i panetti di sapone, però anche questo è stato uno dei reperti che ho trovato negli scatoloni, quindi l'ho terminata. Non è male, era un'edizione limitata della Sien, della Tropical Summer. Non è male, ma preferisco il panetto solido per quanto riguarda la rasatura e quindi non riandrò a comprare questo prodotto. Poi ho terminato, ahimè, il deodorante Deoli, questo qua è quello So Young di Latte Luna, buonissimo, mi è piaciuto tantissimo. Un'ottima profumazione, veramente un ottimo, ottimo prodotto, durava a lungo, non faceva sudare, non mi ha causato problemi di irritazioni, ottimo veramente, non andava neanche a ungere la zona o a macchiare le maglie. Lo acquisterò, questo mi era stato omaggiato al Sana, lo acquisterò nella sua versione grande che è un barattolino di vetro, quindi è plastic free, perché mi è piaciuto veramente tanto. Devo un po' smaltire quelli, i deodoranti in spray che ho e poi andrò sicuramente di nuovo su questo. Ho terminato poi anche i bastoncini di cotone che mi aveva regalato Giulia per le orecchie. Questi qua sono vegan, eco-friendly e non so di che marca sono. Mi sono piaciuti, io utilizzo solamente bastoncini per le orecchie di questi qua senza plastica. In casa tutti utilizziamo questi ormai e con questi mi sono trovata veramente molto molto bene. Poi ho terminato un po' di campioncini. Io sto continuando a cercare di smaltire il più possibile i campioncini che ho perché non ne voglio più in casa. E ne ho usati tanti. Allora, intanto questo qua di Elan, linea I Giardini Segreti, era un detergente scrub che mi è piaciuto veramente tanto. Vado veloce perché sennò non finiamo qua più. Poi due campioncini sempre di Elan, linea Gocce d'Ambra, un bagno doccia profumato che a me è piaciuto tantissimo, un'ottima profumazione e un ottimo gel doccia. Di Naturals, foglie d'ebano, anche qua doccia shampoo tonificante, l'ho utilizzato per la doccia, mi è piaciuto moltissimo. Poi della linea, sono anche un po' tutti macchiati, Delicato d'Asina, la dispensa, doccia shampoo idratante e nutriente, anche questo un ottimo prodotto. Poi ho utilizzato di Maternatura, bagno doccia emolliente alla malva, buono.
Elan, questo qua è quello all'olmo, anche questo gel doccia, ho utilizzato più che altro gel doccia, buono, una profumazione molto maschile ma comunque buona. Phytorelax Tea Tree shampoo doccia, anche questo mi è piaciuto molto. Sempre di Elan bianco d'ambra, anche questo un'ottima profumazione, ma forse quello arancione, diciamo, mi è piaciuto di più. Poi bagno doccia Green Natural, delicato, cardamomo e zenzero, non mi ha saputo di granché. Poi Erbolario, due campioncini di gel doccia rosea purpurea, mi è piaciuto, buono. Poi Phytorelax Cocco, shampoo doccia, questo sa proprio di cocco, la profumazione non mi ha fatto impazzire come gel doccia, però è buono. Elan, ne ho un sacco di Elan, bagno doccia profumato tonificante, cuor di petali, mi è piaciuto. Raccordi fioriti, fiore d'angelo, anche questo buono, è una profumazione questa che mi è piaciuta in modo particolare. Poi fucsia, ballerina, anche questo buono, sempre di Elan. Poi ho terminato un altro al cocco di Phytorelax, l'erbolario, legni fruttati, bagno schiuma, questo è buonissimo, ho anche il profumo, è una profumazione che a me piace tantissimo. Poi ho utilizzato questo di Elan, agli agrumi, buonissima profumazione agrumata. Poi Naturz assoluta di rosa, bagno doccia, buono, ovviamente sa di rosa. Rosa purpurea della Mand, questo aveva una profumazione un po' da vecchietta, quindi non mi ha fatto impazzire. Poi Officina Nature, bagno schiuma, ultra delicato, molto buono, soprattutto se si hanno delle allergie, fa poca schiuma, ma lava molto bene ed è delicato. Sempre Officina Nature, bagno schiuma tonificante, buono, mi è piaciuto. E poi shampoo doccia profumato di Elan, questo qua che non mi è saputo dire granché. Quindi questi sono stati i prodotti che ho terminato in quest'ultimo periodo. Fatemi sapere che cosa avete provato voi, se avete qualcosa da consigliarmi. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!